Ciao a tutti ragazzi, qui è GiuliaDrenessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con il quarto episodio con la carriera con Donnarumma. In questo episodio ragazzi andremo a giocare la partita contro l'Atalanta, sperando di fare una bella prestazione, perché non voglio assolutamente perdermi la partita contro la Juventus. Prima di iniziare ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per questa serie. I primi episodi hanno raggiunto tutti quanti 1000 mi piace, e cerchiamo ragazzi di far raggiungere questa cifra anche a questo quarto episodio. Noi ci vediamo in campo contro l'Atalanta, buona visione a tutti, bella. Eccoci qui ragazzi, siamo a San Siro, le squadre stanno per entrare in campo, inizia adesso. Milan, Atalanta, Garpé, entra per Carmona, D'Alessandro, entra per Garpé, il sinistro di Garpé e palla fuori. E possiamo andare tranquillamente al rilancio. Attenzione qua, Niang, dentro il sinistro di Poli e palla ancora fuori. Lo stiamo facendo, è una bella partita ragazzi, il Milan non riesce neanche ad entrare nell'area dell'Atalanta, sta solo facendo un po' di possesso palla così e basta. Attenzione qua, è bello il cross dentro deviato da Masiello e sarà ancora calcio d'angolo. Dai Milan, dai. Attenzione, palla dentro di testa e la parata di Sportiello, poi rimane lì ed Alessandro in calcio d'angolo. Il Milan si è svegliato solo adesso, negli ultimi minuti. Attenzione, ancora palla dentro, questa volta blocca Sportiello. Comunque niente da fare, la recupera Carmona. E a questo punto l'arbitro dovrebbe porre fine alla partita ed è così. Noi finiamo con una valutazione di 6, non abbiamo toccato neanche un pallone, a parte quel rilancio che abbiamo fatto prima all'inizio. Comunque veramente partita molto molto noiosa e andiamo avanti. Facciamo i nostri consueti allenamenti e dovremo quasi arrivare a 77, stiamo crescendo veramente tantissimo. Anzi a 78, siamo 77 e arriviamo addirittura a 78. Tutto questo in pochi mesi, siamo partiti 71 e in pochi mesi siamo arrivati già 78. Prossima partita ragazzi contro la Juventus, si sta avvicinando nel calendario, speriamo di giocare questa partita perché è una partita importantissima. E siamo in campo, perfetto, quindi abbiamo convinto il nostro caro allenatore Mihajlovic e quindi ragazzi ci vediamo allo Juventus Stadium per affrontare la Juventus. Eccoci qui ragazzi, siamo sotto la pioggia allo Juventus Stadium e inizia adesso Juventus Milan. Attenzione qua, Bacca, bellissimo, dentro Montolivo il destro e c'è la parata di Neto. Non ti vuoi mangiare questi gol, Montolivo. Qua attenzione, cross dentro di testa e salva mezzo Bonucci, mezzo Neto. Uno dei due è riuscito a respingere. Dai però tutt'altro Milan rispetto alla partita contro l'Atalanta, che stavamo dormendo in campo praticamente. Attenzione qua, Mandzukic, Pereira dentro per Mandzukic, anzi per Sturaro, poi dall'altro lato Asamoah. Attenti ragazzi, attenti, non fatelo crossare, palla dentro, perché mi sono buttato, no, l'ho presa. Mamma mia, cosa abbiamo rischiato, qua siamo stati fortunatissimi, ce la siamo trovata proprio lì. Attenzione qua, contropiede, Bacca, il cross, perché crossato così di testa, Neto? Potevi anche tirare da lì, Bacca, più o meno, però dai, va bene così. Attenzione, bello il sinistro di Montolivo, e c'è ancora una volta la parata di Neto. Attenzione qua, il cross dentro, e scoglio di pugno, poi attenzione sulla respinta, Mandzukic, bravissimo, onda. Dentro per Pereira, attenzione qua, il destro, e palla fuori. Attenzione, appoggia Dybala, 1-2, il destro, ok, usciamo noi e possiamo bloccare. E finisce qui ragazzi, non c'è più tempo, ancora una volta 0-0, però questa volta abbiamo fatto veramente tanto noi come squadra, abbiamo fatto un casino di tiri in porta. Guardate qua le parate di Neto, sarà stato sicuramente il migliore in campo perché ha fatto una marea di parate. E anche noi comunque concludiamo con una valutazione di 6.7, quindi tutto sommato partita anche questa più che sufficiente. Andiamo avanti nel calendario, la prossima partita è contro la Sampdoria e noi dovremo essere inseriti nella formazione titolare, esatto, quindi abbiamo definitivamente tolto il posto a Rui Patrício, almeno per il momento, poi appena faremo una papera staremo di nuovo fuori per un paio di partite, ma la carriera portiere è così, quando si sbaglia si paga subito. Questa è quella classifica, noi siamo al 7° posto ma siamo con una partita in meno, quindi in caso di vittoria potremmo andare a prendere la Roma al 5° posto. Speriamo ragazzi di arrivare almeno al 5° posto, che significherebbe Europa League, questo sarà il nostro obiettivo per questa stagione. Noi comunque ci vediamo in campo per la terza partita di questo video contro la Sampdoria. Eccoci qui ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo, siamo a San Siro, inizia adesso Milan-Sampdoria. Riusciremo a vedere un gol in questo episodio? Chi lo sa? Non ci siamo ragazzi, non ci siamo proprio. Il gol secondo me lo vediamo tra 100 anni se continuiamo così. Kučka, De Sciglio, la finta, bravissimo De Sciglio, tira De Sciglio e blocca Viviano, bravo però. La mette giù ragazzi, non c'è spazio, sono tutti dietro questi della Sampdoria, poi De Sciglio il sinistro e blocca Viviano. De Sciglio è l'unico che sta cercando di fare qualcosa. Finisce qui ragazzi, non c'è più tempo, altra partita 0-0, non abbiamo fatto praticamente quasi nulla, noi non abbiamo toccato neanche un pallone e usciamo con valutazione 6. Il Milan ha fatto solo due tiri in porta che sono stati i due tiri di De Sciglio, però anche questa volta non siamo riusciti a segnare. E per un briciolo non arriviamo a 79, manca proprio un pizzico, quindi molto probabilmente
No, al prossimo allenamento arriveremo addirittura a 79. Andiamo avanti nel calendario, la prossima partita è il 6 dicembre. E il 6 dicembre è il giorno del mio compleanno. Quindi ragazzi, nel prossimo episodio voglio tutti quanti gli auguri sotto al video. Questa è quella classifica, noi siamo ancora lì al settimo posto con 23 punti. Sono curioso di vedere chi è al primo posto, la Lazio. La Lazio al primo posto, mamma mia. E il Genoa al terzo posto. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Cerchiamo di arrivare a 1000 mi piace per supportare al massimo questa serie. Lo so che non ci sono stati tanti gol, anzi non c'è stato nessun gol. Però comunque spero che vi siate divertiti con qualche parata. Noi comunque l'abbiamo fatta. Quindi ragazzi, ci vediamo con un prossimo video. Bella!